Sicuramente penserete di sapere già tutto di lui, poiché insieme a Pablo Picasso, a cui ho dedicato un altro video, Vincent Van Gogh è uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Chi non conosce i girasoli o gli autoritratti di Van Gogh, o Van Gogh, come pronunciano il suo nome in Olanda, il paese in cui questo incredibile pittore nacque nel 1853. Vincent viene al mondo in un triste villaggio olandese da una famiglia benestante. Il padre è un severo prete protestante che si interessa al commercio di opere d'arte. Cresce in un ambiente che segna profondamente i suoi interessi. Dopo aver fatto il mercante d'arte tra L'Aia, Londra e Parigi, lascia una promettente carriera per una delusione sentimentale. Viaggia, insegna, fa il commesso, infine ha una crisi mistica che lo porta a un'intensa attività evangelica, fino a che a 27 anni decide che la sua missione nella vita è diventare artista. Molti pensano che la sua pittura a tinte forti e dalle pennellate materiche, cioè ricche di colore, sia frutto soltanto della sua emotività, o peggio, del suo disagio mentale. Vincent, infatti, ebbe a che fare per molto tempo con problemi nervosi che lo portarono addirittura in un ospedale psichiatrico. Ma in realtà Van Gogh fu ossessivamente interessato alle teorie sul colore che si andavano affermando in quegli anni. Le sue lettere al fratello Theo testimoniano un'attenzione meticolosa in termini di sfumature, toni e luminosità. Ma procediamo con ordine. Nelle sue prime opere, che raffigurano un'Olanda povera e triste, il colore è praticamente assente. Nel primo grande quadro, I mangiatori di patate, una famiglia di contadini è seduta intorno a un tavolo per la cena. Il dipinto è realizzato con tinte terrose e scure. L'atmosfera è cupa. Il pittore rende con totale onestà la dura realtà dei poveri, evitando ogni abbellimento. Ben presto, però, Vincent lascerà l'Olanda e sceglierà la Francia come luogo della sua ricerca artistica, il paese dove stava succedendo proprio tutto e in cui l'arte stava prendendo strade mai percorse. A Parigi incontra infatti la pittura luminosa degli impressionisti e dei loro successori. Lontano dalla famiglia e dalla rigida Olanda, frequenta Gauguin e altri artisti del vivace mondo parigino. Trova nuovi colori da aggiungere ai suoi quadri. Scopre anche le stampe che venivano dal Giappone, raffinate incisioni di soggetti quotidiani molto di moda in Europa all'epoca. E si misura con nuovi modi di dipingere. In quei tempi, infatti, l'arte europea guardava con curiosità agli altri continenti. Pensiamo anche all'influenza dell'arte africana su Picasso. Una stampa giapponese compare nel ritratto di Per Tanguy, come lo chiamavano gli artisti, il vecchio fornitore di colori che Van Gogh ritrae nel suo negozio. Ma anche a Parigi, la città delle luci, il carattere tormentato e l'aspetto trascurato del pittore gli impediscono di stringere normali relazioni sociali. Per lui posano solo le persone più vicine, come appunto il signor Tanguy. In questo ritratto, Van Gogh usa già la sua tipica pennellata pastosa, stesa a piccoli tratti. È proprio per il desiderio di sperimentare più a fondo l'effetto della luce naturale sui colori che Van Gogh si trasferisce nel sud della Francia, in Provenza, dove il sole accende i colori del cielo, dei campi e dei fiori. È il 1888 e Van Gogh parte in treno per stabilirsi ad Arles, con il sogno di fondare una comunità di pittori che condividano i suoi ideali di pittura e uno stile di vita semplice. Ritrae i girasoli, i fiori dei campi che, come lui, rincorrono il sole, bisognosi del suo calore per vivere. Il cambiamento delle sue tele è subito visibile.
Vincent semplifica le forme e i colori, i quadri si riempiono delle tonalità intense del sud, varie tonalità di giallo e ocra stese con una pennellata spessa e breve. Il giallo cromo si può considerare una sorta di firma pittorica che caratterizza i dipinti di Van Gogh, come i girasoli o la camera di Arles. Alcuni dicono che egli andasse così pazzo per il giallo da arrivare a mangiare il colore direttamente dai tubetti di vernice, nella convinzione che così questo avrebbe portato la felicità dentro di lui. Ma il pittore non era l'unico a utilizzare ossessivamente il giallo cromo. Molti altri artisti del tardo XIX secolo se ne servivano, come gli impressionisti Seurat, Pissarro, Manet e Renoir, perché grazie alla brillantezza di questa tinta riuscivano a trasmettere meglio le emozioni e i sentimenti. Ma sapete che tutti i gialli dei quadri di Van Gogh, come li vediamo adesso, un tempo apparivano completamente diversi? Studi recenti hanno dimostrato che il tipo di tinta utilizzata è caratterizzata da una scarsa stabilità che si manifesta nel tempo, così che il colore vira verso il marrone. I suoi quadri quindi dovevano avere un aspetto ancora più luminoso di adesso. Nel corso del tempo, il nostro Vincent cominciò a usare i colori complementari perché secondo lui accrescono i loro effetti reciproci più intensamente. I colori complementari, come certamente saprete, sono tonalità opposte sulla ruota cromatica e, se accostati, diventano più intensi ai nostri occhi. Ma Van Gogh non desiderava che il contrasto fosse troppo forte, così si inventò un trucco che armonizza i contrasti. Guardiamo il dipinto Natura morta con mele. Mescola un po' di verde dello sfondo con il rosso dei frutti e viceversa, mette una punta di rosso nel verde, il suo complementare. L'effetto è una piacevole armonizzazione dei contrasti. Van Gogh vorrebbe condividere il suo inno al sole e alla natura con altri artisti della sua generazione e invita ad Arles Gauguin, il suo maestro. Grazie all'aiuto del fratello Theo, Gauguin trova i soldi per raggiungerlo, ma le cose non vanno come sperato. L'atteggiamento di Vincent si fa sempre più imprevedibile e violento, a causa dell'acuirsi del suo senso di incomprensione e di solitudine. Gauguin rimane poco più di 2 mesi con l'olandese, nella cosiddetta Casa Gialla. Questa e altri luoghi di Arles sono stati ritratti da Van Gogh come il caffè di notte, una lugubre sala da biliardo con tavolini, in cui esprime con i suoi colori inquieti i suoi stati d'animo. Gauguin e Van Gogh condividono infatti l'idea di usare il colore per rappresentare la natura non tanto come appare nella realtà, bensì come la si percepisce attraverso il senso estetico, è il caso di Gauguin, o attraverso le emozioni del momento, secondo Van Gogh. La camera da letto ritratta da Vincent poco prima dell'arrivo dell'amico è un quadro apparentemente sereno, ma il risultato risulta poco rassicurante a causa della linea nera che contorna gli oggetti e ai colori netti e privi di ombre e le pareti e il pavimento inclinati quasi sul punto di crollare. Una stanza semplice, anzi davvero misera, e pensare che i suoi quadri 100 anni dopo sarebbero stati venduti a cifre esorbitanti. Ma ora vediamo una carrellata delle più famose opere dell'olandese, cercando di capire qualcosa in più sullo stile dell'artista. La Notte Stellata è probabile che sia in cima alla lista di chiunque quando si tratta di nominare le opere più famose di Van Gogh. Lo troverai su poster, borse di tela, sfondi di computer, braccia tatuate. Lo troverai sui muri del Museum of Modern Art di New York, dove funge da uno dei maggiori attrattori del museo. Tre componenti di un paesaggio notturno dialogano tra loro, un paese quasi del tutto addormentato, la cima altissima di un cipresso nero e il cielo stellato.
Pochissimi sono i particolari che si direbbero fermi, le case appoggiate su terrazze orizzontali di un blu interrotto solo da poche finestre illuminate, ma già il campanile incredibilmente alto si spinge verso il cielo. I piani degradanti delle colline sono dipinti come una cascata d'acqua. Il cipresso agitato da lingue gialle sembra ardere e la notte stellata è come travolta da un vortice o da un vento cosmico. Lo sviluppo in parallelo fra le ricerche sul colore e l'intensa vita emotiva di Van Gogh si può rintracciare in tutte le opere dell'artista. Egli, nel corso di 10 anni, ha prodotto moltissimi quadri, oltre 700, nelle quali l'impressionismo, con la sua lettura serena della natura, lascia il posto ad una visione espressionistica, cioè fortemente emotiva, del mondo. I girasoli, a cui abbiamo già fatto cenno, sono una serie di dipinti realizzati tra il 1888 e l'89. Tra i soggetti preferiti dal pittore sono oggi tra le sue opere più riconoscibili. I dipinti mostrano i girasoli in ciascuna fase della fioritura, dal bocciolo all'appassimento. Anche se alcuni hanno interpretato le forme contorte dei petali e degli steli come un segno di tormento, traspare dalle lettere al fratello che questo soggetto gli diede gioia e ottimismo. Nella serie di girasoli in vaso c'è un netto contrasto tra la piattezza del fondo e i fiori che invece sembrano contorcersi in tutte le direzioni. La firma dell'artista si trova spesso sul vaso stesso. Come i grandi maestri del passato, egli usava solo il proprio nome di battesimo. Sarebbe impossibile passare in rassegna tutte le opere, limitiamoci a vederne altre due famosissime. Chi non conosce l'autoritratto con orecchio bendato? Ma perché il pittore ha un orecchio bendato? Alla fine del 1888 la convivenza di Van Gogh e Gauguin finì in tragedia. Il 23 dicembre, infatti, Vincent si tagliò l'orecchio destro con un rasoio. Rimessosi dopo 2 settimane in ospedale, si ritrasse più volte con l'orecchio fasciato. Il volto dell'artista è smunto, lo sguardo perso nel vuoto. In questa versione, tutta giocata sui colori complementari, vediamo alle spalle dell'artista ancora una piccola stampa giapponese. Terminiamo il nostro viaggio tornando alla notte stellata. Il dipinto rappresenta la notte vista dalla finestra della stanza di Van Gogh nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy. Guardare le stelle mi fa sempre sognare, così come lo fanno i puntini neri che rappresentano le città. Perché, mi chiedo, i puntini luminosi del cielo non possono essere accessibili come quelli sulla cartina della Francia? Come prendiamo il treno per andare a Rouen, così prendiamo la morte per raggiungere le stelle. Forse queste parole ci danno la chiave per capire questo immenso artista che desiderava trovare la serenità in un mondo lontano e forse inaccessibile.